It is my heartfelt belief that all the people on this earth deserve justice. Social justice, political justice, and economic justice. I believe it is the only way we will ever achieve peace and prosperity on this earth. My name is Asada Shakur, and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in a racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist Ero molto sensibile a tale questione. Dopo aver ascoltato per mesi alcune sorelle Rikers, avevano subito un tale lavaggio del cervello che pensavano che un avvocato bianco, qualsiasi avvocato bianco, fosse migliore di un avvocato nero. Pensavano lo stesso dei dottori bianchi, dei dentisti bianchi, degli insegnanti bianchi, eccetera. Non mi presenterei mai in aula con un avvocato nero, dicevano. Voglio un avvocato bianco che sia gentile con il giudice e non lo faccia imbestialire. Tentai di spiegare loro che, indipendentemente dal colore dell'avvocato, se questi si scontrava col giudice e si batteva veramente per il proprio cliente, il giudice non poteva non andare in bestia. Pochi imputati neri, se non nessuno, erano mai stati assolti perché al giudice piaceva il loro avvocato. Se ti dicessero. No, desserò dieci senze per ogni volta che un giudice e un difensore pranzano insieme allegramente, mentre qualche cliente nero se ne sta marcendo in prigione, potresti smettere di lavorare e vivere di interessi decisi di parlare con Cohen e vedere se poteva andar bene per il mio caso Stiley era un uomo di mezza età ebreo di aspetto gioviale che in qualche modo mi ricordava Fields aveva una vena drammatica e poteva cambiare il tono e l'inclinazione della propria voce da indignata a perorante nel giro di frazioni di secondo Avevo, aveva già vinto molti processi e mi raccontò storie divertenti sulle strategie che usava i processi. Un tempo era stato membro del partito comunista e continuava ad avere idee politiche progressiste. Perché ti piace fare il penalista? gli chiesi. Come puoi sopportare di combattere nel sistema giudiziario sapendo quanto razzismo e ingiustizie comporti? Era una domanda capziosa per sentire cosa avrebbe risposto. Mi aspettavo che dicesse qualcosa del genere. Qualcuno deve farlo, qualcuno deve fare questo sacrificio. Mi piace vincere, disse. Lo faccio perché mi piace vincere. Mi piacque e decisi di accettare la sua difesa per la rapina in banca. Evelyn diede a Stanley la trascrizione di quando era, ero stata picchiata in aula dagli agenti federali che tentavano di fotografarmi insieme a tutti gli altri documenti del suo archivio ed elaborò insieme a lui la strategia processuale. Andrew Jackson si era dichiarato colpevole, così ero solo al processo. Tutto correva, correva, correva. Si udiva dalla ferrovia il fischio del treno e non poteva aspettare per portarmi di là, oltre il fiume. Il nuovo giudice assegnato al caso voleva sbrigarsela e voleva sbrigarsela in fretta. Volevamo domandare ai possibili giurati le loro opinioni, che cosa avevano visto e sentito nei media, eccetera. Il giudice era deciso a non permettere un lungo esame preliminare dei giurati, così giungemmo a un compromesso. Venne fatto un questionario con alcune delle domande che facevamo noi e altre che venivano fatte dal pubblico ministero. Dopo aver esaminato le risposte, avremmo scelto o eliminato i giurati, ponendo domande addizionali se necessario. Alcune delle risposte erano così contraddittorie e così rispondenti al livello di razzismo in America che ci sarebbe voluto un intero libro solo per commentarle. Nel 100% dei casi eravamo in grado di stabilire se il potenziale giurato fosse nero, bianco o altro, semplicemente leggendo le risposte. Il processo aveva un'atmosfera serena Avevamo praticamente deciso di goderci la lotta e avremmo lottato con ogni mezzo, senza preoccuparci di vincere o perdere. Non credo che ci fosse nessuno di noi, con l'unica eccezione di Affeni Sakur, che pensasse veramente che avremmo potuto vincere. Affeni, che lavorava come assistente legale, continuava a dirmi: Questa volta vinceremo assata. Ma dannazione non ci credevo! Avevano ripreso la foto di una donna che rapinava una banca. Sotto avevano stampato il mio nome come se fosse già stata identificata. Avevano messo la foto sui giornali, nelle stazioni della metropolitana e credo anche sugli autobus. Questa foto era appesa in ogni banca di New York. Non c'era una sola persona a New York che andasse in banca, in metropolitano, camminasse per la strada che non avesse visto un migliaio di volte quella fotografia con il mio nome stampato sotto. Non c'era modo di calcolare quante volte quella foto fosse passata alla televisione con l'annunciatore che pronunciava il mio nome. L'opinione pubblica era stata talmente saturata di quell'immagine che pensavo fosse una pazzia prendere sul serio questo processo. Quando Stanley prese familiarità con i fatti, gli chiesi che possibilità pensava che avessi. Ti mentirei se dicessi che sono buone. In realtà sembrano abbastanza miserevoli. Ma io ti credo e combatterò per te, e credimi, mi piace lottare. Decidemmo. Che avrei fatto da codifensore anche in questo caso. Sei un pessimo avvocato, mi diceva ogni volta che litigavamo sulla strategia, ma sei meglio di tanti avvocati che hanno passato l'esame. L'atmosfera era elettrica. Ogni giorno l'aula della corte era stracolma di sorelle e fratelli che erano venuti per vedere il circo. Non riuscivo a smettere di fissarli. Ho sempre detto che la miglior cosa dei processi era riuscire a vedere gli spettatori e sorridere loro. Vedere tutta quella gente meravigliosa in aula ci dava la spinta di cui avevamo bisogno per andare avanti. Mi sentivo così durante tutti i processi, ma questo aveva un'atmosfera che lo rendeva ancora più speciale. Erano venuti da tutte le parti delle comunità nere. Le sorelle e i fratelli musulmani si erano portati i loro tappetini per la preghiera e pregavano nel corridoio del tribunale. La gente aveva portato i propri bambini. Spiegando loro cosa stesse accadendo, una bambina piccola fece esplodere tutta l'aula quando chiese ad alta voce: Mammina, è quello il porco fascista?, indicando il giudice. Era come se tutto il popolo nero avesse invaso il tribunale, facendo sapere a tutti che stavano osservando quello che succedeva. La prima cosa che chiedemmo fu un confronto. Ero stata identificata da una foto. L'FBI aveva selezionato la mia dal casellario dei militanti. Era un libro che conteneva le foto di tutti i militanti che l'FBI voleva mandare in galera. Dopo aver tolto la mia dal casellario dei militanti, l'avevano messa insieme ad altre foto di donne. Naturalmente la mia, una semplice istantanea, era l'unica con il numero stampato di traverso. Le altre erano normali. L'FBI aveva mostrato queste foto ai testimoni della rapina e aveva cercato di identificare, di identificare qualcuna che in qualche modo somigliasse o avesse qualche somiglianza con la donna che aveva rapinato la banca. Due delle persone presenti in banca firmarono una dichiarazione giurata dicendo che la foto con il numero di traverso, l'istantanea, assomigliava in qualche modo alla donna. Gli altri testimoni della rapina non avevano fatto alcuna identificazione. Dicevamo al giudice che volevamo un confronto perché ritenevamo che la mia identificazione iniziale, quale rapinatrice della banca, fosse tendenziosa e ambigua. Ma prima che il giudice disponesse il confronto, il pubblico ministero chiamò uno dei cosiddetti testimoni a deporre. Visto che ero l'unica donna nera seduta sulla sedia degli imputati, ovviamente mi identificò. Protestammo contro questa procedura, ma il giudice ammise comunque il testimone. Alla fine organizzammo il confronto e, ovviamente, l'altro cosiddetto testimone indicò un'altra donna. Visto che l'identificazione della foto si basava su nient'altro che tutti i negri si assomigliano, l'FBI tentò di usare una prova scientifica per ottenere la condanna. Il loro progetto di sovraimporre la foto ripresa dalla sorveglianza sulla mia foto era fallito, perché avevano solo una mia foto che era stata presa dallo stesso angolo della foto della rapina in banca. Era una di quelle scattate quando mi avevano aggredito in aula, prima che il processo incominciasse, quando mi ero rifiutata di farmi fotografare. L'FBI aveva cancellato i volti e le mani degli agenti federali e di quelli dell'FBI che mi picchiavano e mi aggredivano avevano tagliato la foto in modo che l'unica cosa che la giuria potesse vedere fosse il mio viso. Ma l'espressione della mia faccia, della fotografia, aveva impressa una tale sofferenza che era per loro difficile convincere la giuria che si trattasse di qualcosa di diverso. Così all'FBI venne un'idea brillante. Portarono in aula un loro uomo che dichiarò di essere esperto in fotografia per esaminare la foto al microscopio. In verità era un vero e proprio professionista, aveva carte, diagrammi e che diavolo altro, ed ero spaventata a morte che la giuria potesse prestar fede a tutte quelle stronzate. Il tipo sembrava veramente in gamba fino a quando si giunse al controinterrogatorio. Si scoprì che era un esperto di paleontologia e che aveva trascorso molto tempo a studiare le rocce. Tentò di affermare che la sua abilità nell'identificare le rocce gli permetteva di identificare le persone. Durante il controinterrogatorio, tutta la sua competenza, attentamente costruita, si trasformò in un mucchio di rocce e questa novità tecnologica nella lotta al crimine si rivelò nient'altro che una frode, dato che all'accusa era stato consentito di introdurre questa nuova prova scientifica. Il giudice disse che avevamo il diritto di trovare un esperto di fotografia per confutare la testimonianza. Visto che non aveva un centesimo, la corte accettò di pagare. Il giorno in cui il nostro esperto in fotografia venne a testimoniare, crollai sulla sedia. Era un ragazzo bianco dallo sguardo sicuro, ma che aveva l'aspetto di un abbonato alla Readers Digest. Il ragazzo Aveva una lista lungo un miglio di credenziali nel campo fotografico, e dal modo in cui parlava della fotografia si capiva che l'amava e che era furibondo per quello che l'FBI stava tentando di fare. Spiegò alla giuria il pro processo chimico della fotografia e che quello che gli agenti dell'FBI affermavano era assolutamente impossibile. Disse che se si guardava a microscopio una foto, tutto ciò che si vede sono dei piccoli punti. La sua testimonianza era così corretta e le sue argomentazioni così solide, che l'accusa osò appena controinterrogarlo. Il massimo fu quando venne il direttore della banca a testimoniare a mia difesa. Disse che non era assolutamente la donna che aveva rapinato la banca e che la rapinatrice aveva una statura e una corporatura diversa dalla mia. Vedemmo il pubblico ministero sprofondare lentamente sotto il tavolo. La sua ultima speranza era affidata alle conclusioni. Nella sua ringa finale tentò di agganciarsi a tutto ciò che non aveva dimostrato con le prove. Mi dipinse come un mostro ambiguo, cospiratore. Disse alla giuria che nascondevo il fatto di avere braccia grandi e grosse come la donna che era stata vista rapinare la banca. Che nascondevo le braccia perché in aula non aveva indossato un vestito con le maniche corte. Il processo si celebrava a metà gennaio, mentre parlava, mi arrotolai gentilmente le maniche nel bel mezzo dell'aula facendo vedere le mie braccia magrissime. Quando arrivò alla parte finale della sua arringa acquistò stranamente fiducia. Signore e signori della giuria, questa donna è molto astuta, molto suddola, ha tentato in ogni modo di ingannare questa giuria, ma ha fatto un errore, signore e signori, ha fatto un errore fatale! A quel punto sollevò la foto della donna che rapinava la banca, mentre nell'altra mano teneva la mia istantanea. Ha fatto un errore, ripeté. Ha dimenticato di cambiarsi gli orecchini, agli stessi orecchini. Il pubblico ministero era così teatrale. La scena sembrava tratta da un film. Dava l'impressione di stare assistendo all'ultimo spettacolo. Sia la donna della banca che io avevamo orecchini a cerchio. Quando Stanley fece la sua ringa disse semplicemente «Tutte le donne in aula che portano orecchini a cerchio vogliono gentilmente alzarsi». Metà delle donne si alzarono in piedi. Mentre la giuria era ritirata per deliberare, camminavo su e giù nel banco degli imputati. «Mi condanneranno comunque», diceva Dafeni. «Probabilmente non avranno ne nemmeno ascoltato». «La giuria non ti condannerà Sata rispondeva Feni, hai osservato le facce dei giurati, specialmente di quelli neri? Era vero, avevo visto che mi guardavano diversamente quando la verità era cominciata ad emergere e sapevo che dei giurati neri nella Camera di Consiglio facevano una bella differenza, se non altro ricordavano ad alcuni dei bianchi più razzisti che i neri sono esseri umani. È una vergogna che troppi neri tentino di evitare il dovere di giuramenti, invece di impegnarsi a far crollare le montature. Molte volte non è altro che una questione semplicemente economica, la gente nera sa che non può permettersi di stare sedute in una giuria, che i soldi che perderebbero significano sacrifici per le proprie famiglie e probabilmente hanno ragione, ma il fatto che loro siedono in una giuria potrebbe anche significare, probabilmente, che il figlio o la figlia dei loro vicini non finiranno arrostiti sulla sedia elettrica o a marcire dietro le sbarre. Era stato raggiunto un verdetto. Potevo dire quale fosse prima ancora di entrare in aula. Gli sbirri erano sconvolti, per dirla gentilmente. Le guardiane che mi scortavano in tribunale ogni giorno sembravano felici. La giuria lesse il verdetto. Prosciolta. L'aula esplose in un fragoroso grido di giubilo. Il giudice rinunciò a richiamare all'ordine. Dovette aspettare che le grida si calmassero. Ci volle molto tempo. Tutti gli spettatori saltavano e si abbracciavano. Gli agenti mi portarono fuori dall'aula, mi ammanettarono, mi riportarono a Riker Island, dove fui messa in isolamento.